perché vabbè. Io a me mi va bene Mancini, ma sì, ma dove lo posso guardare? Bene. Solo che a me non va bene, a me andava bene Terim. Ho capito, ma Terim se n'è andato intanto. Ma Terim ha destra. No! Ma l'avete mandato via voi quando? Con la scelta impedendogli, di Mancini, ragazzi. Ma se ancora scusami Giancarlo, sì. Ancora sabato, io e te l'abbiamo preso da una parte. Io e te, e vuoi dire che non è vero, che non, anche gli altri non sanno che Terim con me aveva costruito un rapporto? Ma bisogna chiedere a Terim. Vuoi che ti dica di Terim cosa diceva di te? Dai Giancarlino, dai, lascia buoni, stare. No, non cominciamo. Ecco, no, non no, cominciamo. No, non Giancarlo, scusa. A fare nomi e cognomi. Giancarlo, sì. Scusa, ma qui c'è un falso storico, che è questa storia abusata del fantoccio. Ma lasciando perdere tutta la faccenda, io voglio capire una cosa, ma come fai a pensare di essere stato un fantoccio? E chi ti ha detto che sei stato un fantoccio, visto che insieme a Luna hai fatto la campagna acquisti cessione a Fiorentina 2000-2001? Cioè, ripristiniamo le cose nel giusto modo. Cioè, tu hai fatto la campagna acquisti della Fiorentina, acquisti cessione 2000-2001, sei il responsabile della Fiorentina di quest'anno. Quindi chi ha detto che sei un fantoccio? Ma sono sempre dipeso da qualcuno, capito? Quindi come? Sempre dipeso da qualcuno. Sarai dipeso da Cecchi Gori insieme. Cecchi Gori è giusto che decida alla fine, soldi li tira fuori lui. Sì, ma io vorrei sgombrare il campo da questa faccenda del fantoccio, perché tu negli ultimi due anni hai condotto la Fiorentina insieme a Luna. Quindi ma voi l'avete detto, ma chi l'ha detto? Nella tua trasmissione. Ma non è vero, era un Okay. Era un ascoltatore che chiedeva sconcerti. Ma scusami Giancarlo, adesso che stiamo recuperando un minimo di calma. Ecco, cerchiamo. A parte che ti dico dove devo guardare, di qua. Qui. A parte che confermo che io la stima in te e sì, ma dopo le dimissioni però io non ho ricevuto una telefonata. Scusami Giancarlo, tu dove hai passato la domenica? L'hai passata a casa di Terim, per Dio, mentre io ero in sede. Io l'ho passata a casa di Terim mentre io ero in sede a lavorare, a cercare di risolvere la situazione. Ma in sede, come ma come faccio a telefonarti se tu sui giornali dici che la soluzione che ho preso io è roba da dilettanti? E tu me l'hai fatta la telefonata? Ma è vero quello. Ma non è talmente vero che adesso l'abbiamo sbloccata. Voglio dire, allora, la telefonata... No, e tu mi fai questa cosa, io ci vengo stasera, ti ho detto l'ultima cosa che ho detto a tua moglie, ha detto quando mi invitate a cena? E tua moglie mi ha detto appena torna la cuoca. Mario, ora è difficile. No, ti preoccupare. Scusa, adesso, Giancarlo, adesso, non so se hai seguito il programma. Però tu mi devi dire una bugia che io ho detto. No, troppe. Quali? Per me troppe. Ma dimmene io una. Posso ricordarmele tutte, dai. Dimmene Mario, una. Siamo buoni. No, abbi pazienza. Non... Così è troppo facile. No, è la verità, quindi. Giancarlo, è troppo comunque. Facile, non è troppo facile. Dimmene una, su che cosa? Ma su, anche il fatto di prima che mi hai detto che io ho dato le dimissioni oggi dopo no, Terim. Lui, scusa, io ha detto sempre. Non l'ho detto io. Non c'è no, l'ho sentito io. No, io ho detto, non è importante questo. Andava dato fuori dall'affare Terim. Ho detto, non è importante se l'hai date sabato o domenica. Comunque, scusa, sul futuro, ha detto sconcerto all'inizio, le porte della Fiorentina sono aperte. Come? Sconcerta, ha detto all'inizio. Sempre meno. Sempre meno aperte, ma sono aperte. A questo punto. Aperte o poco o tanto, sono aperte. Io sono convinto che non è lui che è strumentalizzato. No, e questo glielo dico in faccia. Non sempre ragionato di testa mia. Quasi mai. Nessuno. Quasi mai. No, questo lo dici te. Lo dico io, sì. Lo dico io. Sono dimissioni. Ma chi ti strumentalizza allora? C'è Cecchi Gori. No, a me la mia voglia di vivere. La mia voglia di vivere, perché quando c'è casino io sono qui, non faccio come te. Che te ne vai? Non l'hai voluto te però, Certo. Te che hai fatto casino. Certo. No. Quando? Con che cosa? Facendo che cosa? Con Terim? Sempre. Ti piacerebbe? Già prima giornalista, adesso la dirigente ancora. Ah, sì, ma io non sono per un mondo placido. Io non faccio il fantoccio, non sono per un mondo placido. Sì. Non sono per la calma, la gente non deve stare calma. Sono irrevocabili o no, Giancarlo? Cosa? Le dimissioni? Certo, guardate, che c'entra? Io non ho due facce come qualcuno. E io quando dico una cosa è quella. Scusami, tu sei stato 10 anni con Cecchi Gori, quante facce hai avuto se adesso mi viene a dire che sei così scandalizzato?
Ma sì, perché... E allora, ma di che cosa stai parlando? Ma abbi rispetto, dove hai mangiato per 10 anni? Ma infatti, ma io... E allora? Ma io Cecchi Gori... Guarda che io attacco te, mica attacco Cecchi Gori. Ma a me perché? Perché Cecchi Gori mi ha trattato bene a me. Ma io che ho fatto? Ma te che sei troppo bugiardo, capito? Ma dimmi una cosa. Aridai. Ah, bravo. Però è bellissimo, bravissimo anche questo. Ma perché tu hai dato alla Fiorentina? Oh! Ma cosa hai dato alla Fiorentina? E tu che gli hai dato? Io ho dato tutto, amico. Anch'io ho dato tutto. Allora. Oh, Carlos, e se sapevo giocare? Niente, solo discorsi, chiacchiere. Io sto lavorando, Giancarlo, e cerco. Quindi non serve quella, ci vogliono i fatti. Adesso il nemico non è più Cecchi Gori, sono io, perché no, Cecchi Gori paga. Adesso io voglio i fatti, voglio vedere i fatti, basta parole. Dammi dieci anni. Dammi 10 anni, Giancarlo. A 10 anni, vediamo. Io anche 20 te ne posso dare. Vabbè, non siamo riusciti ad alzare il tono. Antonioni, scusa, Grilli, ma per cosa state litigando? Perché Terim è stato trattato male, è stato picchiato, oppure perché ha sbagliato sconcerti, oppure perché Cecchi Gori ha sbagliato? Qual è il motivo? Perché il motivo state litigando? Scusa, aspetta, mia. Non ho finito, Giancarlo. Dimmi. Perché state litigando? Per Terim? No. Per cosa? No, io sto difendendo. Ma per cose mie Terim personali? Se ne va, scusa Giancarlo, Terim se ne va, la Fiorentina resta. Certo. Tu sei un simbolo, un cuore della Fiorentina, hai rappresentato la Fiorentina in campo, in nazionale, nel mondo, a Firenze, la gente ti vuole bene. Perché stai litigando con Sconcerti che comunque, sbagliandolo, fa parte della Fiorentina? Ma allora perché? La gente, stupida come me, pensa, se Antonioni se ne va con Terim, è d'accordo con Terim contro la Fiorentina. Scusa, uno no, più io fa me due. Ne vado per conto mio, perché? Evidentemente non c'è feeling tra me e la proprietà in questo momento. Ma io che c'entro allora? E quindi me ne vado. Allora, la proprietà di Cecchi Gori, ne mica Sconcerti, a meno anche se c'è un video di 800 milioni in banca abbiato lui. Uguale a Cecchi Gori, ha detto. Sì. No, Sconcerti. Io spero per te che tu lo abbia un po' più alto. Scusami, vai. Per rispondesse a questa domanda. Io voglio sapere perché. Io vado via. Io non ho capito. Vabbè, aspetta, mi posso rispondere? Cioè, perché anche tu magari in altra sede, di altro spessore, con altro peso specifico, hai detto bugie a noi giornalisti perché non potevi dirci la verità, alla gente che ti chiedeva cose che tu... Scusate, chi altro ha detto bugie? Voglio dire, a volte bisogna non dire bugie, bisogna dire verità in modo diverso rispetto a quello che si può dire in quel momento. Ma per Dio, perché stai litigando con Sconcerti? Perché ti è antipatico? Perché ti ha detto bugie a te personalmente? O perché sotto c'è qualcosa che né te né Sconcerti ci volete raccontare? Pronto? Sì, vai. Ecco, dunque, io perché sono andato via da Fiorentina? Perché avevo chiesto una cosa... No, ha detto perché non... stai litigando con me, ha detto. Ah, con te? Vabbè, perché evidentemente non c'è feeling tra noi due. Io le persone, quando non ho feeling, litigo. Non ho mai litigato con nessuno, le uniche due persone, allora, una sei te, adesso diciamo, e una è Sandrelli che è a sinistra. Cioè, hai litigato con me? Sì, quando facevi il giornalista anche te che c'era Groppi. Ho capito. Quindi, ma negli ultimi 10 anni però, Giancarlo, con qualcun altro avrei potuto anche litigare, cioè, non è che hai sempre avuto feeling con tutti? No, sì, certo. Ah, allora, scusa. Anche con qualcun altro, però diciamo questi. Vabbè. Adesso ho visto voi due, quindi siete voi due. Perfetto. Non ho feeling, pazienza. No, perché? Non allora, te ne vai tra marito e moglie, figuriamoci. Non ho no, capito. Ma per carità. Scusami, te ne vai per la Fiorentina con Cecchi Gori o con me? Ma un insieme di cose, una... Ma io che cosa ti ho fatto? Cioè, Mario! Me lo dici per favore, perché mi piacerebbe saperlo, perché siccome io mi sono sempre considerato amico tuo, mi piacerebbe saperlo. Ma evidentemente non si va. Oh. Vabbè. Questo è più accettabile delle cose che ci dicevamo prima. Io la Fiorentina d'altronde ho sempre dimostrato di volergli bene, poi dopo... appunto, ma perché stavamo lavorando insieme, cercavamo di lavorare insieme. Certo, siamo due persone diverse, però non abbiamo avuto... Abbiamo un appuntamento dopodomani per andare a sentire i giocatori, io e te insieme. Sono stato sì, io a dirti vieni. Voglio dire... Anche, ho sempre detto, Giancarlo, io non sono un tecnico, non voglio essere il tecnico, il responsabile dell'area tecnica sei tu. Sì, ho capito. Ma... Ho preso un direttore sportivo, ti ho detto ti va bene, tu mi hai detto di sì, mi hai detto vorrei prenderne un altro, ho detto ok, fammici parlare. Io francamente, Giancarlo, ti giuro,
non lo so, non so che cosa, sono convinto che stai sbagliando, e ti confermo che per me la cosa, prendiamo un impegno qui davanti. No, no, non posso prendere, ormai già... io vorrei però, scusate, chiarire una cosa, che Sconcerti non ha mai detto che tu sei un fantoccio, non lo ha mai detto. Dai. E non l'ha mai detto Giancarlo, e ti hanno riferito male. Ma perché? L'ha detto che perché nella trasmissione a Radio Blu venerdì scorso tu avresti detto che lui è un fantoccio. Io ho detto che non è vero. Vabbè, fategliela risentire. E appunto, se vuoi ti... Ok, cosa scusami, ma non è proprio fantoccio. Non l'ha mai detto questo. Cioè, io posso dire cose molto peggiori, però fantoccio non appartiene al mio vocabolario. Poi ormai il mio vocabolario è pratico. Sono io spero che la porta rimanga sempre aperta per un po'. E che Antonioni rientri. Ma per me Giancarlo resta sempre. Se tu la porta è chiusa, dai, ti se è tornata, sentivo Rita che urlava di là. Se è tornata la cuoca, io sono sempre disponibile alla scena. Vabbè, vediamo. Va bene. Difficile. Ciao. Con l'arsenico dice. Posso? Ha chiuso. Mi dispiace perché per chi ci segue da casa che il dibattito non sia stato altissimo, di questo ne converrai visto che hai fatto. Io credo che sia buona televisione. Sì, alcuni passaggi non sono stati elevatissimi. Mi sembra che uno che ci debbano essere anche queste nelle storie. Manola, e poi. No, mi dispiace, sono storie di uomini. Non sono d'accordo. Sono storie di. Non sono d'accordo con Sconcerti in questo momento. Ognuno avrà la sua idea di quello che è buona televisione. Io penso che, come si diceva anche prima, certe vicende andrebbero. I panni sporchi vanno sciacquati in casa. Ora. Io sono completamente d'accordo, imbarazzante. Dico però che è imbarazzante assolutamente questa situazione. È quello che ha fatto Telino con Roggi l'altro giorno. Io immagino che la gente sia estremamente perplessa e un pochino preoccupata. Mi domandavo una cosa, sempre partendo dal presupposto che la Fiorentina resta, la Fiorentina deve nonostante andare avanti. La preoccupazione tutti i punti, riesci ancora a domandarti qualcosa? Sì. No, perché se tu sei estremamente perplessa, sono perplessa e preoccupata. A fare domande, allora tu vieni, tu sei complice, Cioè, voglio dire, sia chiaro. No, perché se no non si può avere schifo del sesso e poi si fa l'orgia. Io non ho detto che non schifo, io dico. Abbiamo detto, è brutta televisione, stiamo facendo e poi tu continui a fare le domande. No, scusami, il minuto di insulti quello che è successo ora. Andiamo avanti, se no non se ne esce più. Manola, io vorrei fare una domanda. Vai. No, siamo tutte vergini. Io no. Appunto, nemmeno nessuno. Nessuno. Ecco, quindi non vorrei millantare qui. Dicevo, resta la Fiorentina, sicuramente è un momento di grande preoccupazione per tutti. No, il tecnico io sarà. No. Io ce l'ho! Sei preoccupata per un sacco di io cose, Manola. Ma io no. Cioè, tu dici preoccupazione per tutti, io no. Sono preoccupata perché la Fiorentina è. Ma si va a giocare a pallone, ragazzi, perfetto, ma di che cosa dobbiamo essere preoccupati? Relativamente a quello di cui stiamo Gesù parlando, mio. Io mi preoccupo molto di più della gente in cassa integrazione. C'è il Festival di Sanremo, c'è primavera tra un po'. Stai. Sono preoccupata limitatamente a quello di cui stiamo parlando, perché ti ripeto, mi preoccupano di più della Fiorentina. È vero, come dicevo prima, Terim va, buongiorno, si fa un altro papa, perfetto, arriverà un altro tecnico, però sono i giocatori ad andare in campo. Giustamente prima dicevi, ci dobbiamo preoccupare della classifica. Di che cosa parlerete con i giocatori? Dovrai incontrarli, dovrai parlare con loro, perché se c'è perplessità fra la gente, c'è di sicuro, ci sarà anche fra i giocatori, poi sono loro a dover dare in campo. Che cosa pensi di poter dire a loro perché ritrovino la voglia e la forza di scendere in campo e la voglia di vincere? Che cosa dirò a loro? Sì. So che adesso la società non abbia un eccesso di promessa, quindi verranno dette le cose che verranno fatte, augurabilmente, giusto? O verranno fatte le cose che vengono dette. Sono un pigro, per cui non riesco a essere bugiardo, perché non mi ricordo le cose che altrimenti, cioè non riesco a mantenermi. Io dico soltanto le cose che penso, mi sembra anche che forse si veda. Cioè non, per cui. Siccome adesso hai. Se voi volete prendiamo un appuntamento ogni settimana, ogni 15 giorni, e vi dico papale, perché non voglio prendere in giro nessuno, non l'ho mai fatto. C'è bisogno di chiarezza? Benissimo, siccome hai detto questo un attimo fa e non ho ragione di dubitarne, adesso hai detto metterei, quando potrei dire metterò tanti dirigenti a rimpolpare? No, li sto mettendo. Ah,
mi sto mettendo. Come hai usato il condizionale? Tu metterei. Ragazzi, siamo il 20 febbraio, okay. Cioè, voglio dire, io credo che tutta questa situazione, anche la vostra categoria, che non è la mia, francamente, perché siamo due categorie diverse, credo che abbia contribuito molto a questo casino, Manola. Cioè, categoria perché, diversa come direttore, dici? In cosa ti riferisci per la diversità? Mi sembra che sia stato fatto, quando a dicembre si è cominciato a chiedere il rinnovo, cioè a sette mesi prima che della scadenza del contratto e della fine del campionato, si è cominciato a chiedere un rinnovo dopo 10 partite di un allenatore, a pretenderlo, e tutta la città non ha discusso altro, e qualunque mossa della società ha cominciato a venire pubblicamente davanti a 2 milioni di persone, abbiamo dato un'accelerata scomposta a un problema che doveva essere gestito in modo molto più composto. Compresa quella che lei ha definito una brutta televisione, sono, credo, i risultati di quell'accelerazione. Bene, siamo in conclusione, magari questo impegno non dico una volta in 15 giorni perché sennò abusiamo e andiamo in overdose, ma diciamo una volta al mese potrebbe essere un impegno importante nei confronti di chi ci sta seguendo, no? Di fare il punto della situazione. Io, guarda, l'ho detto anche ai tifosi, anche perché io confermo che non sono un uomo di pace. Quando sento dire, stasera un giornalista mi diceva, ma la città come giudicherà? Ma io non ho paura della gente perché faccio parte della gente. E come io mi devo preoccupare di come giudica la gente? Anche la gente, ognuno di noi è libero di avere giudizi. Anche noi giudicheremo la gente. Siamo tutti nella stessa barca. Non è un problema. Non si deve avere né paura né ci devono essere delle cristallizzazioni. Siamo tutti sulla stessa cosa. Cioè, sono stati commessi molti errori. Sono state fatte delle promesse, molte cose sono state mantenute. Adesso vedremo. Il gruppo si sta assestando, si sta finendo di assestare, torna ad essere un gruppo estremamente florido. Scusate, le classifiche stanno lì, per la prima volta in 70 anni, in 50 anni, la Ceccigori di produzione è arrivata decima in classifica. Dopo 50 anni che era prima, quindi oggettivamente dei problemi sono esistiti. La città di Firenze è contenta perché sono esistiti dei problemi economici a Ceccigori, perché a volte mi sembra questo il problema, o qualche cosa si deve riconoscere a una società che ha comunque fatto rimanere la squadra nettamente al di sopra della città. Questo è. Voi volete la verità, io vi dirò tutta la verità perché non conosco un'altra via. Vi dico che ho visto l'altro giorno un giocatore che si chiama Zanini, l'ho fatto venire apposta in società, gioca nel Monza, ha 27 anni, non costa niente, vuole 400 milioni di ingaggio, per dire. Giancarlo giustamente si metteva a ridere perché è venuto Zanini, ma io non voglio Zanini. Mi interessava perché ho pensato che se Zanini, che è un buon giocatore di categoria, io lo prendo a 0 lire, lo rivendo un altro anno a 2 miliardi, ho guadagnato 2 miliardi. Come è successo con Zanetti? Non è Zanini, ma insomma. Semplicemente portandolo dal Monza alla Fiorentina. E per guadagnare 2 miliardi deve avere un supermercato che va benissimo per tutto l'anno. Quando si parla di merchandising, quando si parla di ristoranti da fare dentro gli stadi, non c'è niente che paghi il calcio come il calcio. Massimo, volevi aggiungere qualcosa? Dicevo, scusate, fatemi fare ormai. Zanini, ma ho chiesto anche Montella, visto, se volete, ho chiesto Montella, per carità, mi diranno di no, ma mi sono tolto sto sfizio dalla Roma, davanti alla Roma, quando loro si aspettavano che io gli parlassi di Toldo, gli ho detto, ma se prendete Cassano, Montella dove va? Dovevo stare zitto? No, sarebbe importante venisse Montella. Alla fine. Stiamo trattando, certamente ha un, perché noi pensiamo, Montella in questo momento sarebbe il quarto o quinto ingaggio della Fiorentina, nemmeno il primo. Ho capito. Massimo, vuole aggiungere qualcosa? Siamo in conclusione? No, siamo in conclusione, quindi bene. Credo che mi sembra che stasera sia stata un'ampia discussione di queste cose. Chiedere non vuol dire che poi...
Sì, però, ora però chiudiamo, perché sennò dopo la gente rimane. Dopo c'è Mancini, bisogna andare da Mancini. E niente, quindi facciamo pure l'appuntamento, prendiamo pure un appuntamento per un'altra volta. Sì, una al mese. Ora valuteremo all'Italia Palinsesto di Canale 10. L'appuntamento comunque con lo sport torna domani sera 19:40. Io ringrazio Manolo Conte. Io vorrei chiudere dicendo che tra un mese vorrei venire qui con Antognoni. E noi giriamo in tutta l'Antognoni, sperando che ci dica di sì. Anche, magari anche dicendomi le cose che lui rimprovera alla Fiorentina, e se ne ha qualcuna, che se ho fatto al tempo anch'io in 40 giorni a fare. Un rimpianto di 40 giorni? Qualcosa che non rifaresti? Parlerei meno. Bene. Allora, grazie Manolo Conte, grazie Massimo Sandrelli, a Mario Sconcerti, a tutti i colleghi che sono intervenuti, a voi che ci avete seguito da casa. Domani sera 19:40, Canale 10 Sport. Buonasera a tutti.